Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E questa è una nuova serie. Sì, inizieremo una nuova serie con la serie la faremo con la mod Tropcraft. Sì, con la Tropcraft. È una mod che praticamente aggiunge nuovi oggetti, nuove cose, nuovi alberi, una nuova dimensione addirittura. Ed è molto bella. Beh, io direi di iniziare subito. E man mano che andiamo avanti, vedete come funziona la mod e tutto quanto. Direi di uccidere sta stronza che non sta mai zitta. Scusatemi un secondo, faccio qualche modifica. Ecco, preferisco così. Ammazziamo quest'altra pecora. Beh, io direi di ammazzarne tre, così almeno ci facciamo un lettino. Ok. Bene. Nella Tropcraft, nella nuova dimensione in cui ci andremo oggi, spero, il bambù, sì, questo qua, che sto rompendo tutto, è l'elemento più usato, insomma, è tipo il legno. È il legno per il mondo normale, sì, possiamo dire così. Ecco, quindi se noi abbiamo il bambù, abbiamo tutto in mano. Io direi di prendere anche qualche fogliettina. No, anzi no, prendiamo ancora un po' di bambù, perché il bambù è molto bello. Ok. Ok, può bastare. Intravedo un albero tropicale da lontano. Eccolo là. Andiamo a romperlo. Io direi che prima di andare nella nuova dimensione dovrei prendere qualche pezzo di ferro e farmi qualcosa di pesante per andarci. Ecco, sentite i rumori? Sì, i rumori sono ovviamente della mod, perché in Minecraft normale non c'è. E sì, è la mod che fa questi rumori. Io li trovo molto interessanti e molto belli. Ok, benissimo. Rieccomi ragazzi, ecco, vicinissimo dove ero io. Ho trovato del ferro. Sento un rumore stranissimo che fa anche paura, però vabbè. Sì, penso possano bastare. Guardate cosa ho trovato, un canyon gigante che è strabello, però sento dei rumori e penso siano i creeper bastardi. Ok, direi di andare di qua. No, non c'è niente qua, quindi per risalire dovrò fare un bel po' di cose. Ecco. Oh mio Dio, l'ho sentito anche voi questo rumore o solo io? Quindi facciamo così per non cadere sulla lava. Ecco, ula. Oh mio Dio, quanto è grande. Guardate cosa ho trovato. Benissimo, facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Segniamo questo punto. Buco del cazzo. Ok. Facciamo ok. E qua sarà salvata la nostra caverna gigante. Penso possano bastare questi pezzi di ferro che ho preso. Ok. Prendo un po' di ferro giustamente per risalire tutto questo. Ah, non ho preso il carbone, quindi prendiamo un po' di carbone. Ok ragazzi. Ok, può bastare, risaliamo. Dopo essere salito dal canyon, ci troviamo qua e possiamo creare la nostra, come si dice, il nostro portale, che non è uguale a tutti gli altri. Adesso vi spiegherò come si crea. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere 3 piantine in teoria, ma io ne ho prese 4, quindi 1, 2, 3. Bastano queste. E 6 pezzi di lana. Ok, la lana la mettiamo qua e questo qua, e facciamo 6 pezzi di lana gialle. Ok, adesso facciamo il nostro ombrellone. Olè. E abbiamo il nostro ombrellone, che è questo qua. Benissimo. Adesso facciamo la nostra sdraia, che si fa esattamente così: 3 a destra, 3 a sinistra e 3 in mezzo.
Abbiamo la nostra sdraia. Adesso dobbiamo fare la nostra tazza, il nostro bicchiere, come lo volete chiamare, che si fa così, molto semplice. E dobbiamo fare il succo, che si fa un pezzettino di cocco sopra, un'ananas in mezzo, e abbiamo la nostra tazza piena di succo. Adesso noi mettiamo per terra questo, la sdraia. No, prima di tutto rompiamo la nostra crafting table e la portiamo dietro con noi, per forza. Ok, ci sediamo e aspettiamo più o meno l'alba. La mod, il portale funziona solo quando è alba, quando c'è l'alba. Perché? Perché non lo so neanch'io. Però trovo una cosa davvero carina. Quindi noi possiamo bere il succo solo quando il sole è già giù e se ne sta andando. Quindi io direi di berlo adesso o aspettare qualche secondo. Anzi no, beviamo subito. Voilà. E non ha funzionato giustamente. Porca miseria. E qua dobbiamo rifare il succo perché l'ho fatto troppo veloce, non ho aspettato l'alba, quindi rifacciamo il succo. Veloci, 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 se no l'alba se ne va e noi non andiamo nella nuova dimensione. Ok, eccolo qua il succo. Per la seconda volta riproviamo. Ah, ecco. Ok, sta andando. Non c'è neanche avuto, non ho avuto. Non ho avuto neanche il bisogno di berlo. Ok, sta creando il mondo. Aspettiamo qualche secondo. Ok, simulazione del mondo. Ci mette un po' a caricare perché giustamente è un mondo davvero molto molto pieno di cose. Ci sono tantissimi tipi di piante. Io ovviamente non. Oh, eccoci. Dobbiamo salire. Olè. Che spettacolo, ragazzi, guardate. Oh merda. Ok. Come vedete qua c'è una chest e c'è un libro dentro. Vediamo a cosa serve il nostro libro. Bambù. Ah, che bello, qua ci dice cosa possiamo fare col bambù. Oh, che bello. Interessante, davvero tante cose. Ok, più avanti. Oh, che bello questo, aspetta. Più avanti vedremo come si craftano queste cose. Ok, io direi di segnare il posto perché magari un giorno volemo tornare al nostro mondo di prima, quindi salviamo portale. Ok, facciamo ok. Benissimo. E andiamo a esplorare il. Oddio, cos'è quello? Cosa vedo da lontano? Beh, lo scopriremo solo nel prossimo episodio. Ragazzi, io vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio della Crafting Mod Tropicraft, non sbagliamo i nomi, per favore. Bella ragazzuoli.